Il gruppo è stato messo diciamo, in attività dal capitano Fagioni, che si trovava allora in Sardegna, e all'8 settembre è rientrato sul continente e ha portato con sé alcuni piloti, con altri specialisti, degli aviatori lì, degli avieri che conoscevano Fagioni per quello che ha fatto, che Fagioni, Marino Marini, poi c'erano Pfister, poi c'era Graziani, che era il nipote di Rodolfo Graziani, il generale Giulio Cesare Graziani, un bel pilota anche lui, c'era Massimiliano Erasi, ma tutti questi piloti che Graziani, Erasi, i migliori piloti, erano rimasti nel sud. La linea ormai era stata fatta, quelli sono, per forza di cose sono rimasti giù e quei pochi che sono rimasti qui si sono presi Fagioni, li ha convinti. Li hanno convinti perché lui diceva che non digeriva il modo che era stato fatto l'8 settembre. E dico, io sono un militare, dentro di me porto un onore militare, un onore alla mia bandiera. E non voglio essere chiamato traditore, sentirmi dire volti la faccia contro un tuo ex alleato, che fino a ieri abbiamo fumato assieme, abbiamo bevuto assieme, abbiamo mangiato assieme. Oggi io devo sparare di te, non mi va. Che la guerra si poteva fare, si poteva rendere in un modo diverso, purché il re, sono i re, giusto che fuori scappare, ma almeno il principe dice. Qualcuno della famiglia reale doveva rimanere qui. Con questo qui noi avevamo sempre il giuramento re. Non c'era bisogno di divisione. Si arrivava tutti assieme, va bene, ci arrendiamo tutti. Il re, tu sei il principe, prendi il porto di tuo padre, ci dice cosa si deve fare e noi facciamo. Ma quello di scappare, Badoglio e con lo Stato Maggiore se ne va via. Il re, d'accordo, un po' ropipetto, diceva mio pilota. Era di Predappio, era il nipote di Mussolini, no? Mi diceva, il re Paolo Pipetto è sempre stato, come detto, è stato lì di presidente, tu figuri il re. Il principe Umberto è stato un buono nulla, perché l'ho visto io, non è stato un buono nulla. Poi Badoglio, lo Stato Maggiore, abbandonare tutto l'esercito italiano, con l'esercito si parla di marini, tutto quanto, era, le forze armate italiane, allo sbando, senza dire una parola, scappano tutti. Io ho visto a Rodi, quando sono stato 8 settembre, qualcuno che è venuto a dirmi: conoscevi tu qua? Si è ammazzato un perché? Perché non digerivo, si è sparato un colpo alla pistola. Era un maggiore, non so se era dalla fanteria, ne parlavano tutti. Ma c'è un ultimo figlio, ma si è ammazzato, è rimasto talmente male, si è fatto lui. A questo momento voi passate sotto il comando della Luftwaffe. Allora voi, c'è stato un casino anche lì, tu non si poteva più partire, Bengira non ci davano più niente, a niente, a che il capitano Marino Marini è andato da Mussolini e Salò, insieme al colonnello Buri, che il colonnello Buri era un pezzo grosso, è sempre stato, però alla fine si torna. Portato alla qualifica di aviere, certo, di aviere, neanche di aviere, a poi tutti gli altri. E hanno perorato la loro causa e a un certo punto erano ritornato, hanno convinto di ritornare ancora. Era il feldmaresciallo Richthofen che voleva portare tutti i piloti per adibirli non più ad azioni di bombardamento, sicuramente, ma metterli su Messerschmitt 205 per combattere, per la caccia, apparecchi da caccia. Hai capito? Quando è iniziato, c'erano due elementi provenienti da Sesto Calende che seminavano zizzania, andavano a dire andiamo a un paese vicino a Castro, non so se era Muscato, un'altra roba del genere, perché hanno picchiato uno viene, un militare, un fascista, andiamo, facciamo razzia. Come è venuto a sapere una roba del genere, che
capitano fagiolelli allontanati tutti quanti. Io sono un militare, io ho aderito alla Repubblica per combattere, mi si chiama ancora, contro gli inglesi, perché per me l'8 settembre è stato un disonore militare italiano, una vigliaccheria proprio che io non, da militare non concepisco. Do una parola, fino a ieri abbiamo bevuto assieme lo stesso bicchiere con il colonnellato tedesco, il giorno dopo me lo devo prendere davanti e sparargli perché è diventato nemico. Questo mi andava. Io dico, continuo, non mi interesso più di politica, ma da militare faccio la mia guerra contro gli inglesi, nessuno mi dica niente. E così tutti gli altri ufficiali. E così, addirittura Marino Marini, quando è morto Fagioni, è venuto il reparto e ha detto: signori, sono qua, ragazzi, sono qui. Se mi volete, guardate, lo dico subito, io non ho giurato fedeltà a nessuna Repubblica. Faccio la mia guerra contro gli inglesi perché io sono un militare, la mia parola militare la voglio mantenere. C'ho un onore da rispettare per il mio grado e lo rispetto. Questo era Marino Marini. 5 medaglie d'argento. Se andate a vedere chi era Marino Marini, è stato il primo ad arrivare a Gibilterra ancora nel 42, a silurare a Gibilterra. Alla pari di Fagioni, altre 5 medaglie d'argento, alla pari di tanti altri. Avevamo dei bellissimi piloti. Posso dire una cosa, che io ho avuto due piloti, due magnifici piloti. Uno era un tenente Pandolfo, un messinese, baffo, parlava poco, sempre serio, raramente lo vedevi sorridere, però già era un esperto in fatto di giuramento. L'altro è un maresciallo, Moschi, era il nipote di Mussolini, era il nipote. E quando io sono rientrato da Rodi e sono preso possesso a Venegono, mi arriva una fortezza volante a bassa quota sul campo. E come tutti, cosa fate? Bombardo, ma che? Compio un giro sopra l'aeroporto, ne compio un altro ancora. C'era giù ancora neve all'aeroporto, ai margini, perché aveva nevicato tanto quelli per noi. E poi compio un atterraggio, lo prende troppo lungo, cioè lo prende troppo corto. Allora, a un certo punto stava per uscire, riprende quota ancora, fa un altro giro, proprio lo prende finalmente, atterra tranquillamente. Allora tutti quanti, io, quando dice, alle mitragliere, faccio un aereo, tutto il mese da girare, non esce nessuno. Qualcuno verrà fuori. Poi ci è arrivato il tenente Bertuzzi, che poi in seguito a fine guerra è diventato pilota personale di Enrico Mattei ed è morto con lui. Lui e il tenente Sponza e due avieri mi tra la mano, circondato l'aereo, vado dove vengono fuori, sono in portatore. Poi si apre la pancia, vediamo giù. Quindi giù due gambe, poi seguite un'altra e si sprende il capo equipaggio, un pilota, una persona molto giovane, avevo forse 25-26 anni, mentre i navigatori erano più anziani, rivolgendosi a tutto il personale, erano 10 persone, c'erano 5 uomini di colore, e gli ha parlato in americano, ok, ho cominciato a mettere tasche in mano, tirare fuori il cicca, ho cominciato a mettere in buco, e poi abbiamo accompagnato tutto quanto. Vabbè, d'accordo, siamo andati su a vedere questo, vogliamo vedere anche voi com'è. I piloti viaggiavano in poltrone, non in sedili, in poltrone, uno qui, un altro là. Dietro di loro c'era un tavolo che era il doppio di questo qui, con una carta topografica con su tutte le città, linee rosse, il posto di pilota fuori dall'esterno era occupato da 17 bombe, parte in nero e parte in bianco. Quelle nere erano per i bombardamenti notturni e quelli bianchi per i bombardamenti di oggi, con una figura di una bella signorina con i capelli biondi, con il suo scritto THE de Sursai, vuol dire il sole sorge, che voleva dire.
E erano convinti di essere arrivati ad Agno, nell'aeroporto svizzero, perché la prima parola che ho detto Swiss. E Bertucci ha detto no, Swiss, Italy. Italy? Sì, ho rinato, sono sceso, non ho fatto resistenza, mi sarei rivolto sul equipaggio, gli ho parlato e va. Al 7-8 di marzo sono partiti una squadriglia di 4-5 parecchi nostri per Udine, per Gorizia. Il giorno 8 o giorno 9, pomeriggio, alle 4 mi chiamano Girotti. Non puoi uscire perché stasera parti col camion, vai a Gorizia ad aiutare perché hai bisogno per gli apparecchi che sono partiti il giorno prima, due giorni prima. Va bene. E io vado a Gorizia, col camion arriviamo di notte fonda a Gorizia. E il giorno dopo partono tre apparecchi a fare la prima azione su Anzio, di cui due vengono abbattuti. Altri due ritornano, hanno colpito due navi, però abbiamo avuto anche due morti. E lì fra gli amici, nel parlare, parlando con il sergente armiere che aveva mutilato un braccio, che l'aveva perso in un'azione della Grecia, Preghieri, si chiamava, Preghieri, Anteo, ho detto, poco cane, perché è morto Nuvoli, che è un sergente armiere. Pensare che quando, prima della partenza, gli ho detto, si chiamava Nuvoli Andrea, era un sardo, piccolino così, diceva Nuvoli, ma lei la guerra l'ha già fatta, ma la faccia fare bene, faccia fare un siluramento. Lui fa, non devi dire così perché porta male, perché quando uno cerca di cambiare, di entrare al suo posto, è quando ci lascia le penne lui, ti chiameranno, verrà anche il tuo tempo qui là. È andato via, non è tornato più, la prima azione che faceva.